Salve a tutti, nel mio ultimo articolo, nel mio ultimo blog su Tag Medicina, il titolo che compare è questo: La sindrome post-finasteride esiste. Effettivamente per molto tempo si è parlato di questa sindrome, molti di noi medici danno credito alla sua esistenza, altri medici non ritengono che sia possibile una tale sindrome e che spesso quindi il problema riferito poi dal paziente sia essenzialmente di natura psicogena. In questo articolo che possiamo vedere insieme, si parla di come la finasteride, appunto un inibitore della 5-alfa reduttasi che impedisce quindi la formazione del DHT, sia stata poi introdotta inizialmente come terapia urologica per l'ipertrofia prostatica e dal 1997 anche per il trattamento a bassi dosaggi dell'alopecia androgenetica. Si è rilevato un farmaco sicuro con degli rari effetti collaterali reversibili, però, e qui scritto nell'articolo, recentemente ci sono state delle segnalazioni di reazioni avverse correlate al farmaco, che sono persistite per almeno 3 mesi anche dopo l'interruzione del farmaco, e questa condizione prende appunto il nome di sindrome post-finasteride. I sintomi possono essere sessuali, di tipo neuropsichiatrico, fisico, e personalmente ho visto anche delle alterazioni dei quadri del liquido seminale, con alcuni casi di azoospermia. Gli studi fino ad oggi non possono confermare o confutare questa sindrome come una entità nosologica. Possiamo però dire questo, visto che effettivamente esiste, possiamo anche lasciare il dubitativo se effettivamente esiste, comunque si verifica in soggetti già predisposti, sensibili, anche se esposti a piccole dosi e per brevi periodi. E i sintomi possono persistere anche per lunghi periodi, per cui che lezione dobbiamo trarne? Sulla base di questi attuali dati disponibili, possiamo dire forse che l'uso degli inibitori della 5-alfa reduttasi andrebbero evitati in pazienti con un'anamnesi di depressione, di già presente disfunzione sessuale o di infertilità. E giusto, come adesso stanno facendo anche molti dermatologi, chiedere al paziente prima di iniziare la cura di eseguire perlomeno i dosaggi ormonali riferiti alla sfera sessuale maschile, e io consiglio anche sempre uno spermiogramma. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video.